Thank you, Michele, for the nice introduction. I will do it in English because my Italian is really zero. So sorry for that. But it will be wonderfully translated, I'm sure. Yeah, I hope. Prima di tutto vorrei ringraziare. Va bene il microfono così? Prima di tutto vorrei ringraziare Michele per la bella presentazione e mi scuso del fatto che non parlerò in italiano, parlerò in inglese perché il mio italiano è di base e comunque ci sarà il servizio di interpretato. I will start to with a slideshow in order to make I want to have some things clear about how I work and how I look at photo books. And so I start with this image. This is my library in my studio with most of the books. I didn't make them all, but this is what I have as references because I think the content is interesting or why you have books. So this is my library. Dunque, vorrei iniziare mostrandovi questa diapositiva affinché sia estremamente chiaro qual è il punto di partenza del mio lavoro e il mio modo di vedere il libro fotografico. Infatti questa è la mia biblioteca. Naturalmente non sono io che ho fatto tutti quei libri, ma sono libri ai quali tengo particolarmente perché sono i miei punti di riferimento, proprio per i contenuti che hanno. It's the system of the shelves. It's really basic, so it's just shelves on a wall, and actually everything fits on these shelves. Il sistema della scaffalatura è molto basico. Infatti, vedete, tutti i libri sono proprio ordinati sullo scaffale molto semplice, senza cose particolari. There's only a problem with most photo books. Because they never really fit on the normal shelves. Un problema è costituito proprio dai fotolibri, perché normalmente a causa delle dimensioni non entrano negli scaffali e quindi vedete non si vede il dorso. So there are, a lot of times they are really big, so I have to put them like this. Siccome la maggior parte delle volte sono molto grandi, voluminosi, io devo metterli in questo modo. I don't mind big books in general, but sometimes I don't get it why they have this shape. Non è che mi dispiace che siano grandi, non è che mi dispiace il libro grande, però mi costringe a utilizzare poi questo metodo. Because this is it's even more stretched here with the Beamer proportions, but this is like archetype or stereotype photo book. This is, I think, catalog from New Topographics, but that's not important. You will recognize this kind of book, I think, if you. Il libro che vi mostro è un libro standard, un libro fotografico standard, è un libro, diciamo, è un archetipo, è uno stereotipo, un catalogo della New Topographic, ma non è importante che cosa appartenga, in realtà è proprio la standardizzazione del libro fotografico. Qui lo vedete anche un po' più allungato rispetto alle sue dimensioni reali. And are these books which are, you could call coffee table books. Oblong size, quite big, nice paper, really nice printing, a lot of white around the images, as you can see. Sono chiamati un po' libri coffee table, cioè i libri da tavolo in cui si prende il caffè, ecco. Sono una bella carta, hanno una bella rilegatura, hanno tutto il margine bianco, quindi sono di buona qualità. And for me, this book doesn't really want to be a book. It more acts like it's a wall in a museum. And for me that's a big problem. Per me questo libro in realtà costituisce un grosso problema, perché questo è un libro che non vuole essere un libro. È come la parete di un museo. So why shouldn't be a book want to be a book? Why should it want to be something else? Because it also affects the images which you see in these kind of books. Quindi perché un libro dovrebbe essere diverso dalla sua stessa natura? A causa delle immagini che vengono mostrate all'interno. Viene snaturato.
because always when I look at these books, I have the feeling that there's something better to see. If I really want to see this work very clear, I have to go to a museum, because probably there's one big original image, so to say, on a wall. So it's, although it's perfectly printed, it always refers to something better, which is not in the book and cannot be represented in the book. E quando osservo questi libri ho come la sensazione che si riferiscano a qualcosa di più bello, che si può vedere, ma dentro un museo. E quindi mi dà l'impressione che ci sia un originale appeso sulla parete di un museo. Sì, è proprio questo, mi fa pensare a una perfezione che viene stampata, rappresentata, ma in un museo più grande e di cui abbiamo soltanto la copia nel libro. And to illustrate this even more, I want to show one example of a work from two photographers, Thijs Wassink and Ruben Lundgren, call themselves Wassink Lundgren, and I will show one of their works to explain this. E per mostrarvi meglio questo concetto vi darò l'esempio di due fotografi in particolare. Can you repeat the name? Lossingland, scusate la pronuncia, sono i nomi dei due fotografi olandesi. Because it's they use always the context how they show their work very conceptual, and it influences how you look at the images. Essi usano un contesto concettuale nei loro lavori che ovviamente influenza l'immagine. This is one image they made in it's a bit distorted, so sorry, I apologize for that. This is one of the images they made in Shanghai. It's called From a Series Empty Bottles, and here you see one of these images. Questa è una delle immagini, scusate, leggermente distorta, che hanno realizzato in Chennai e si chiama Bottiglia vuota. They also printed this image in a book. That is the same image, but in a book with a caption. You also say that it's more that it's part of a series. So then, the first image was a single image, and being represented in a book like this, then it's also about a complete series. E questa stessa immagine poi è stata pubblicata in un libro come parte di una serie. Infatti, quando la si osserva, ci si rende subito conto che fa proprio la singola immagine fa parte di una serie poi di immagini. And you can hardly see, but this is the same book, but then framed in a white frame behind glass. So they used it once in an exhibition. They show their own book behind glass on the wall. So then it's again another layer added in presentation, and I think you go one step further from the image itself even. Ancora una volta siamo andati un attimo oltre la normale presentazione. Si potrebbe a stento dire che si tratta dello stesso libro, ma questo libro è stato incorniciato di bianco e poi è stato mostrato dietro a un vetro su una parete. Quindi c'è ancora un ulteriore strato che viene aggiunto alla presentazione. Ecco, adesso più chiaro. This is the complete book. So questo è il libro, libro completo. On the top you can see the cover, and then it's all the pages, and then in the end there's also the text. Those are the blue pages, it's all text. So the whole book complete. Questa è la presentazione del libro completo. In alto potete osservare la copertina, le parti blu sono i testi e poi tutte quante le pagine ben presentate e incorniciate. And of course you can still look at all individual images which are in the book, but again another layer is added, so it's also about many other things than just the images which are in the book. Voi potete osservare la singola immagine, ma come avete visto c'è una stratificazione che va ben oltre l'immagine stessa. And they have this habit that they always photograph themselves in their own exhibition like this. Seen on the back. So this image you see here is also for them a work which they create. So this is a work of art for them, this particular image. E
essi hanno anche l'abitudine di ritrarsi, di fotografarsi con le loro opere, come potete vederli qui di spalle, mentre osservano le pagine del loro libro. E secondo loro, cioè secondo questi due fotografi, questa è un'altra opera d'arte che hanno creato e che fa parte del libro stesso. So when in the one of the first images was about the image about a woman picking up an empty bottle, then by adding all these layers, it's about the medium of a book. It's about presenting a book in a museum context, and in the end, it's also about them being an artist making all this work. So I think this image is maybe not so much more about the an initial series, but it's more about them and about them making work. So it's all these layers constantly change how you look at images, and it gives a lot of different nuances. Scusate. Quindi c'è un cambio di prospettiva. Siamo passati dalla prima immagine in cui una donna raccoglieva una bottiglia vuota a un secondo livello in cui in realtà l'immagine viene mostrata attraverso, l'immagine diventa un mezzo, da un mezzo di comunicazione rappresentato e esibito in un museo, a un terzo livello ancora in cui sono i protagonisti stessi, i fotografi, a rappresentare la loro opera, cioè loro fanno parte della loro stessa opera e mostrano ciò che stanno facendo, quindi non ha più nulla a che vedere con l'obiettivo iniziale, sono loro che fanno l'opera. Quindi c'è un cambiamento continuo, c'è un'evoluzione continua su come l'immagine può essere vista, la stessa immagine ma vista in diversi modi a seconda delle varie sfumature. And this is even one step further. It's a little catalog I made for an exhibition that they were also part of. And then I used this image. I cut it in half and overprinted it. And then you get this. So that's even an extra layer added. And I asked them, do you think it's okay if I do it? Because I make a new image with their work. And they liked it because they always play with this context. E questo è un altro livello, un altro strato da me aggiunto, un'immagine che io ho utilizzato per un catalogo e infatti all'interno della mostra ho sovrapposto l'immagine della mostra con l'immagine dei due protagonisti che osservavano i loro quadri. Quindi ancora una volta un altro strato. Io ho chiesto a loro, vi piace? Va bene? E loro sono stati assolutamente d'accordo perché è proprio loro abitudine giocare con queste sovrapposizioni di immagini. Last year they so this is related to their work, but it's I want to show one book that I made for them, this little book. It's called Hits, and it's it shows all the work that I made in the last 10 years since they started being photographer. E adesso vorrei mostrarvi uno dei lavori che ho realizzato per loro, questo piccolo libro che si chiama Hits e che raccoglie tutti i lavori che essi hanno svolto in questi ultimi 10 anni. They had an overview exhibition and I thought it would be nice not to make a catalog like a standard catalog, also because they are still so young, but I wanted to show what you leave behind on internet when you work for 10 years, because it's also a context you don't influence 100%. Other people write about you and reblog and repost, and life gets a complete turn that you cannot influence. So I was interested what trail they left behind on internet actually in the past 10 years. In realtà io non ho voluto, dopo la loro mostra, realizzare un catalogo, poiché sono degli artisti molto giovani, e invece quello che mi interessava era una prospettiva diversa, cioè che cosa era accaduto in internet, quale traccia avevano lasciato sulla rete questi giovani artisti
in questi 10 anni. Che cosa accade? Che dopo aver realizzato un'opera, la gente scrive sui blog, posta e fa tantissimi cambiamenti sui quali non si può intervenire, in cui gli artisti non hanno potuto mettere la mano e influenzare, e quindi questo è il risultato. So I typed in their name in Google. Quindi ho digitato il loro nome. And then I went to Google, image results. Bass include brand, e poi ho trovato le immagini. And then this is now Google changed the interface, but this was still when you then went over with your mouse. The image became bigger and there was information underneath it. Sì, adesso Google ha cambiato un po' l'impostazione, però funzionava così, funzionava che bastava cliccare sull'immagine, le immagini riferite in questi 10 anni a questi personaggi, e l'immagine veniva ingrandita. So, whenever I saw one of these works, then I made it bigger, like this, with going over with my mouse, and then I made a screenshot. E quindi quando trovavo una delle immagini riferite ai due artisti, la ingrandivo, facevo una foto e con il mio mouse poi andavo a cercarne altre. So, as you can see, there's a lot of works from them, but also if they give interview, then you see them sitting on a table, so there's also a lot of site information which Google surfaces, which I think is really interesting. Come potete notare, oltre ai lavori svolti da questi due artisti, ci sono anche tante altre informazioni, una quantità enorme di informazioni riferite alle interviste, a immagini scattate su di loro. Quindi basta navigare in internet ed ecco, si trovano una quantità enorme di informazioni. You use this format for the book just because you have a low resolution of the photographs of the images in the internet. Yeah, exactly. And there was also a small budget, but anche perché c'era un budget. No, but this is the most important. If we made it bigger, if you later will have a look at the book, you will see that you can already see it's a bit blurry. So if it would be bigger, it would even be more blurry. So you don't gain anything. Infatti, se ci dà un'occhiata vedrà che sono un pochino anche sfocate. Se fossero state più grandi, ci sarebbe stato un rischio ancora maggiore. So then. The basic layout of the book is that every right-hand page has a screenshot like this. Sì, in ogni pagina c'è una foto come questa. And also by searching on internet, I didn't only saw images, but I also found texts which were published about them on the internet. Navigando su internet ho trovato non solo delle immagini, ma anche dei testi scritti su di loro. So I made a selection of texts which I thought were interesting and placed that in the book as well, on the other side of the book, on the left hand pages. E quindi sulla parte sinistra io ho inserito i testi che mi sembravano i migliori attraverso una selezione che avevo fatto a monte. And all the projects which they made in the past 10 years I simply showed in chronology, so the oldest project first and the latest project in the end. So that was. E poi ho mostrato tutti i loro lavori in ordine cronologico. And the nice thing with Google is that with every image you have this information where the link is from, so which website, which the size, and a small context. So also that is information, that this is, for instance,
the designers who made these business cards is from their website. So it also shows the context around their work, their network. La cosa bella di Google è che intorno all'immagine ci sono delle informazioni che rimandano a un link che a sua volta rimanda a un sito web, quindi il tutto viene contestualizzato. Per esempio qui abbiamo il riferimento del designer che ha lavorato per loro, quindi il suo sito web, e quindi c'è tutto un contesto che gira intorno alla foto. And then on the side you see vertical small text. Here it says publication and then the size. And that's factual information about what you see on the images. So this is the information about this book, Empty Bottles, which I showed before. Ecco, qui per esempio potete vedere che in verticale trovate delle informazioni tecniche, cioè la data di pubblicazione, dei dati proprio. Qui questo infatti si riferisce alle bottiglie vuote di cui abbiamo parlato in precedenza. So and also together with the factual information which you see here, like in one sentence explained what the project is about, it also functions on the level of a catalog. E quindi funziona anche come catalogo, perché in realtà trovate le informazioni e i dati utili oltre anche al tipo di progetto che è stato realizzato in riferimento a quella foto. And also, one thing you cannot influence is the images you see around the image. So, and in a lot of cases, that gives beautiful compositions, which you can, as a designer, you cannot think about. Yeah, you can also think about it, but then it's forced. So this is accidental information which is around them, which is a lot of times about their own work, but sometimes also work which is visually or by content related to their work. Un altro elemento interessante è l'immagine che ruota intorno all'immagine. Infatti questo dà una composizione molto bella che in qualità di designer non avrei neanche potuto immaginare. Si tratta di una informazione incidentale che è strettamente legata, visivamente legata al contenuto stesso dell'immagine primaria. Yeah, so in this case it's I have no idea how this image on top, maybe you recognize it. It's this young girl who got killed in the protest in Iran when the protest started. And somehow it popped up in the Google image when I was Googling on this specific kind of work. So it's by having all these images around, it's also about about this time. It's also a time document, because if I would do it now again, I would have I would have different results. So it's also about now. La cosa interessante sono appunto tutte queste immagini che vengono fuori navigando su internet. Vedete, sopra c'è un'immagine di una ragazza che probabilmente era stata ferita in Iran, e ci sono tutta una serie di immagini che ruotano intorno all'immagine a cui si è interessati. Ecco, si tratta di un documento che ci dà proprio la dimensione del tempo, perché se facessi adesso la stessa ricerca probabilmente avrei delle immagini completamente diverse e un risultato diverso, quindi è un vero e proprio documento storico. And sometimes I show forget it, it's already so also if we step one one step back to what I told before is that when I have this image, then in this book, it became another layer. So it was also became part of the book. So again, it's another step. So and this is from my website actually. Ecco, ancora una volta torniamo indietro, facciamo un passo indietro. L'immagine che vi ho mostrata prima, vedete adesso contestualizzata qui sulla ricerca di Google, appropria di una ulteriore sovrapposizione dovuta a queste immagini di contorno.
And they used the image which I made for the cover, which is them standing in front of a Chinese backdrop. They used it as a press release, so then you get this strange effect that you have a Google Google search result in a Google search result with sort of layers. E quindi ancora una volta abbiamo strati su strati, perché questa immagine in cui mostra i due artisti che stanno guardando una pagoda cinese, adesso l'immagine è stata presa da Google, a sua volta circondata da altre immagini prese da Google stesso. Quindi è molto interessante, in quanto questa era la rassegna stampa da cui ho preso la foto, inserita in una ricerca su Google, quindi strato su strato, sovrapposizione. And I'll make a step now into something else, which I think is also an important point in the relation to design and books. This is a quote from Mark Manders, a Dutch artist who was actually representing the Netherlands in the past biennial in Venice. And he says, if you make a work, book or newspaper, it has to be as pure as possible. A good designer is not afraid to be totally invisible in the final product. E adesso per continuare, per chiarire meglio la relazione che c'è tra il design e il fotolibro, è importante che io vi citi un importantissimo designer olandese, Mark Manders, che tra l'altro ha rappresentato i Paesi Bassi all'ultima Biennale di Venezia, e che afferma: quando realizza o se realizzate un lavoro, un libro o un giornale, deve essere il più puro possibile. Un buon designer non ha paura di restare totalmente invisibile nel suo prodotto finale. And for me this quote is constantly buzzing in my head, also when I make work. It sort of became part of my conscience. And because it also I am a designer, and I really like design, but there's also a part of design that I don't have so much affiliation with. Questa citazione mi ha sempre martellato il cervello, è entrata a far parte della mia coscienza, poiché io, è vero, io sono un designer, ma c'è anche una parte del design del fotolibro che, devo dire, non sento vicina a me, non mi è familiare. And I want to illustrate this by showing an example. Here I type in Google again, light bulb, and I will see what pops up. Adesso vi mostrerò cosa voglio dire con un esempio. Digito lampadina, vediamo cosa esce. Then I go to images, and then you get light bulbs. Ecco, vediamo lampadina. Like very archetype light bulbs. Ci about sono making lampadine light and molto else. Standard, stereotipate. But then if you add the word design behind it, poi aggiungiamo la parola design, you get interpretations of light bulbs. So it's about how designers think about, it's reflections on light bulbs. So it's for me this is it's going one step further. Then the first one was about the light bulbs were about fixing a problem. It's dark and you need a light, so you put in a light bulb. And this is about somebody having an opinion about light bulbs and reflects that into a design, which also gives light but also brings something else. E che cosa abbiamo visto? Nel primo esempio abbiamo visto la lampadina basica, nel secondo esempio invece un'interpretazione su come un designer pensa alla lampadina, come concepisce, come interpreta la lampadina. Siamo andati quindi un po' più avanti, ci siamo spinti oltre. La prima immagine era semplicemente una lampadina, cioè un oggetto che serve per far luce quando c'è buio. La seconda parte invece riguardava l'opinione, la riflessione di qualcuno, in questo caso di un designer, sulla lampadina stessa, che continua a fare luce, ma che ha e che porta
qualcosa in più. And I think I always try to stay a bit in the middle of these two worlds, because I'm not a technician, so I cannot make light bulbs as a light bulb, but and I have also always various ideas, but I always try to, it's very tricky border to stay on the right side, that it's not just about the design, but of course as a designer you always have to tell somebody else's story, and that's the most important thing, and that for me is the quote from Mark Bandas referring about. E cerco sempre di mantenermi in bilico tra questi due mondi, perché io non sono un tecnico, non è che so fare le lampadine, ma ho delle idee e cerco di fare in modo che queste idee si concilino bene, in quanto può essere rischioso stare dalla parte giusta, non è sempre facile. Come designer io voglio raccontare una storia e al tempo stesso mantenere fede a quello che penso. Ecco perché ho voluto citarvi il mio, diciamo, collega in precedenza. So in pause. Yeah. In a lot of the books I make, I think the layout, what happens on the page, how the image is placed, is a lot of times really straightforward. So image on a page and basically that's it. And I always try to find in the materiality and the right choice of paper and the right way of printing, which is influencing the images also, but I think on a more subtle level, I try to add something to the project. So that for me, I always try to make the book part of a project instead of just documentation of it. Quindi quando mi accingo a progettare un libro, non basta semplicemente occuparsi di come fissare le immagini, come organizzarle e così via. No, io sto attento anche al tipo di carta da usare, alla stampa da usare, perché questo può influenzare le immagini. C'è cioè un livello molto più sottile che è in grado di aggiungere qualcosa di più all'immagine. Quindi il modo in cui concepisco il libro è come parte di un progetto e non come una semplice documentazione di immagini. And of course this is only possible in close collaboration. So most of the times when I work with somebody on a book, he or she is next to me and we're behind the computer or behind the table making collages or whatever, but it's always done together. I almost never work alone. So I'm constantly talking about what we are doing. È essenziale a questo punto lavorare in stretta collaborazione con il proprio partner. Quando lavoro con qualcuno per la realizzazione di un libro, lavoriamo fianco a fianco al computer, facendo dei collage o facendo qualsiasi cosa insieme. È essenziale lavorare insieme. This book, for instance, from Stefan Keppel, it's about he had a residency in a city and he was walking around through the city and collecting things he found on the street and making images. And then he started printing and reprinting them and making scans of prints. So his works were a stack of A4 copies, basically. Ok, questo è uno dei libri di Stephen Keppel. Lui infatti viveva in una città in cui gli piaceva passeggiare e scattare immagini e scattare fotografie, quindi raccogliere immagini, e queste immagini poi venivano stampate, ristampate, scannerizzate fondamentalmente su una pagina A4. And so immediately agreed that the book should also be A4 size, because his work is A4 size. So then you have one of the important decisions immediately made. Decidiamo subito che il libro avrebbe dovuto essere pieno, cioè su tutti e quattro i lati della pagina, sia da una parte che dall'altra.
And the choice of paper was also, we wanted just straightforward paper, which is really common for printers to use, almost default paper choice. Mm. E poi abbiamo usato la carta che normalmente si usa per i libri, default, credo, e, che ci sembrava quella più adatta per questo tipo di libro. And the most important thing of this book, because you can see the images are on a page as straightforward as possible, but it was the most important thing here was the editing, which image follows the other image. La cosa più importante di questo libro non è tanto l'immagine, ma la conseguenzialità, anzi la sequenzialità delle immagini. Sometimes you can use rational way of editing images. I will show examples later. You can use the alphabet, or you can use, like in the Wassink Lundgren book, chronology. So earlier works first, later work last, and then an edit is made. In this case, we couldn't do that, so we had to edit everything visually, which is a subjective way of editing, and you end up in talking about does this work or does this don't work, but that's interesting to talk about. La cosa più interessante è stato il principio che abbiamo seguito per la sequenzialità delle immagini. Si può scegliere di inserire le immagini una dopo l'altra in ordine alfabetico o in ordine cronologico. No, qui noi abbiamo deciso di scegliere un criterio soggettivo, di visualizzare le immagini secondo un principio tutto sommato soggettivo, e ogni volta bisognava chiedersi ma funziona, non funziona? And we try to stretch up this size of the book, that images sometimes go around the page or as he also, when he makes Xerox copies, he sometimes overprints things, and now we didn't have a Xerox copier, but we have an offset press, so we try to find a way how to use this also as a tool, this press. Mm. Abbiamo delle immagini che vengono stampate spesso tutto intorno alla pagina. Ecco, abbiamo scelto proprio questo tipo di modalità. Molto spesso nelle copie Xerox si può sovrapporre la stampa. Qui abbiamo avuto invece un tipo di stampa offset, e quindi abbiamo deciso di seguire questo criterio. And it reflects in one part of the book. Sometimes he finds paper and puts it in the printer, so you have this strange paper switch he puts print on, and but it's hard to reproduce. Here that you can see one image. Ecco, vedete, per esempio, qui le immagini vengono sovrapposte, talvolta mette una immagine sull'altra immagine e poi vengono stampate, e si trovano immagini come questa. But it's also, if you print an offset, you can also use another paper as well. So in part of the book, which you will see later, we print black on black paper. E nella stampa offset si possono anche sovrapporre appunto tutte queste stampe. Come vedrete dopo, c'è un'immagine nera sovrapposta su un'immagine nera. Because when he talked about prints and Xerox copies, he was always, he liked how the toner, the ink, was part of the paper, and I thought that you have a certain equivalent of that also in offset, and that's, if you print black on black, you have to look for the right angle to see the work, to see it, and it almost disappears in the paper, but it's there, and so that's why that small part of, I think it's 8 pages, is in the book. È molto interessante questo punto di vista dell'artista sulle stampe Xerox. Infatti a lui piaceva molto l'effetto che il toner, e quindi l'effetto che l'inchiostro nero avesse sul foglio, diventando parte della carta stessa. Questo risultato è stato ottenuto anche con una stampa in offset, in nero su nero. Dipende però dall'angolazione dalla quale si vede il nero, che è comunque visibile, non è scomparso, continua ad esserci. È un po' difficile visualizzare l'immagine, ma...
But have a look later in the in the book, please. Poi potete vederlo direttamente nel libro. Ecco. Oh. You can see it a bit. Ah, si può vedere. Ecco, sì. Yeah. Black on black, nero su nero. Then this book. Oh, wait. This one. Oh. Yeah. This is Singular Beauty by Cara Phillips. I'm trying to push pause now. Questo è Singular Beauty di Cara Phillips. And I will talk about the why it's in the box later, but I first want to talk about the edit. Vi parlerò più tardi, più approfonditamente del libro, adesso semplicemente dell'editing del libro. Her work was, she documented cosmetic surgery places in America, where everybody can go to. It's like not hospitals, but private practices of doctors where you can have a facelift or whatever. Lei ha voluto documentare la chirurgia estetica in America, non la chirurgia che si può praticare negli ospedali, ma quella praticata da medici e da cliniche private. And for this book I with the edit I thought it would be good to have some sort of distinction between she photographed the chairs where you are in and she photographed the rooms and the tools. And I put all the tools and the rooms on the right page and the chairs on the left page. As a, that's only this sort of decision I made. Yeah, and then some things which are in between, they are in between. E per quanto riguarda questo libro, io ho preso una sola decisione, cioè il fatto di mettere sulla parte destra del libro tutte le stanze e gli strumenti che servivano alla chirurgia estetica e invece sulla parte sinistra del libro le sedie per il paziente. E poi ci sono anche delle immagini di mezzo che potrete vedere che stanno a cavallo tra queste due tipologie. Questa è stata veramente l'unica scelta che io ho fatto in questo testo. And the book is bound in what's called Japanese binding. Il libro è rilegato con una rilegatura giapponese cosiddetta. Which means that it's closed on the top side. Significa che è chiusa nella parte superiore. And so you have also inside here. E poi c'è anche, guardate, una parte interna, no? Aperta. Yeah. And I use this inside to print the captions, and the captions are the titles of the rooms. E qui ho utilizzato questa parte per indicare i nomi delle stanze e dare delle indicazioni sulle foto. So these are quite big printed. Quindi sono stampati abbastanza e a caratteri abbastanza grandi. But because it's on the inside of the paper, it's you can see it's shimmering through. So. Sì, però siccome sono stampati all'interno del foglio, c'è quasi un effetto traslucido. With this book, I wanted it to the photography is a bit uncomfortable. It's a bit darkish and it's not very. It gives you a bit uncomfortable feeling, I think. Mm. Il fatto è che io volevo dare un tocco particolare proprio perché la fotografia dà un senso di quasi di disagio, questo tipo di fotografia che vedete all'interno del libro. Non ci si sente proprio a proprio agio quando si guarda si guardano queste foto. So I also wanted the book to have a bit the same uncomfortable feeling. So I made a very fragile book on a bit too thin paper, and it's just stapled with four staples directly through.
E per lo stesso motivo, proprio per questo feeling che trasmettono le foto, ho voluto ritrasmettere lo stesso feeling nella rilegatura. Così la rilegatura anche doveva essere un po' poco confortevole, poco pratica. Ecco perché ci ho messo delle graffette ed è perché, ecco perché è così flessibile. And also the paper that it's referring also more to like glossy magazines than to photo book. That's also why this. E anche il tipo di carta che ho utilizzato, che è la carta un po' brillante che si utilizza proprio per le riviste di moda. And so this for a long time the idea was to have the book like this. But initially when Kara came to me, she expressed, as almost all photographers do, that they want a hardcover book with their images in there. So, and if you can imagine, if you put this on your bookshelf, it will immediately it will damage too quickly. Mm. So I had to solve it. So. Questa è stata l'idea finale, l'idea sulla quale abbiamo molto lavorato, però quando Clara è venuta da me, lei mi ha chiesto come fanno tutti i fotografi un libro normale con delle foto e la copertina dura. Ora immaginate, questo libro non può entrare in uno scaffale, si rovina, di conseguenza io ho dovuto risolvere il problema con Cara Phillips utilizzando proprio la custodia. So then I saw one of these one of these cases that you also have jewelry in, that it's like a necklace, it's really nice case, and I thought maybe if we strip those cases down and make a one exactly on the size of the book, then it's covered and protected, and it's sort of hardcover book, only the cover is separated from the e inside. Quindi ho pensato di risolvere il problema utilizzando questo contenitore, che ricorda un po' i contenitori che si usano nelle gioiellerie per riporre i collier, quindi sempre per un gioiello. E ho pensato, magari utilizzando questa scatola possiamo proteggere il libro, dare anche una certa rigidità e renderlo funzionale. This is a book. It's called Kitchen Portraits from Erik Klein Woltering, or Erik. Allora, questo libro si chiama Kitchen Portraits. Ritratti di una cucina, lo lascio comunque in inglese, Kitchen's Portrait. And it's what he does is he visits people and he documents their kitchen. So he opens every closet and he photographs closet by closet, everything separately, and then he puts it back together as a kitchen. Che cosa fa? In realtà va nella cucina e fotografa ciascun singolo elemento della credenza con i singoli elementi e poi li mette tutti quanti insieme, quindi da separatamente poi tutti insieme, questo è l'effetto del ritratto della cucina. And it's photographed with a large format camera, and so it's really detailed. So he always, his work is the same size as the original kitchen. So if your kitchen is 6x3 meters, his work is 6x3 meters. Le foto hanno un formato molto grande, quindi l'immagine è molto dettagliata, quindi l'immagine in realtà ripete le stesse dimensioni della cucina, 6x3, 6x3, uguale. So, a very important part of his work is that it's so detailed, and a book is never big enough to show everything so detailed. So I had to tackle this problem in a book. Il problema con questo libro è che le sue immagini sono estremamente dettagliate e un libro non è abbastanza grande, non potrà mai essere abbastanza grande per contenere tutti questi dettagli. Quindi ho dovuto fare i conti con questo problema. So what I first did is I show on the cover of the book there's already one kitchen, and then I simply start in the book with showing the complete images, like as a complete work. E quindi ho iniziato mostrando sulla copertina
una unica immagine, come se fosse un'unica cosa, l'immagine completa di tutto. And with the as a caption, he photographs the kitchens with people with different ethnic backgrounds. So these kitchens are all photographed in Amsterdam, but then people from Amsterdam with Moroccan background, Jewish background, Indian background, and that's the caption as well. So you see caption and the work. E diciamo che la cosa molto particolare di queste cucine è che, sebbene siano immagini che sono state scattate tutte quante ad Amsterdam, all'interno della cucina ci sono influenze, cioè personaggi che hanno un background marocchino, ebreo o indiano. Questa è proprio l'enfasi, proprio il fascino di queste foto. But you can see already it's you have an impression of the total work, but you cannot really read the work because it's so small. Si ha l'impressione del lavoro totale, completo, ma non si può effettivamente leggere il lavoro perché è troppo piccolo. So after showing all the works, I simply show them again, but then I zoomed in. Io, dopo aver mostrato tutte le opere complete, le ripresento, però in maniera for first title, con il primo titolo, cioè il titolo principale, con i singoli oggetti. So then I go, you see all the images again. Vedete, tutte le immagini vengono riprodotte, però in dettaglio. So the crops you see in the book, it's decided by the system that you see this part, so you get strange combinations sometimes or strange details, but you can read the images again. Ma di nuovo si possono rileggere le immagini. È chiaro che si trovano delle combinazioni molto insolite di oggetti, ma la lettura è diversa perché stiamo rileggendo il dettaglio e non l'immagine totale. So you can see the cups people have in their shelves, which kind of spices they use, and things like that. The same as if you are in front of the artworks. Come se foste davanti all'opera d'arte, potete rileggere e rivedere le tazze che usano, le spezie che utilizzano. And he, there was a third part of this work, which had to be in the book as well, and that was an essay by somebody who was specialized in various, in how ethnic background, how people use their kitchen. Well, no, wait, let me start all over. She sort of like investigates that if you see somebody's kitchen, she tries to say what kind of person it is. Mm. And Eric gave her all the images, and then she started looking what are people for spices they have, and how is this kitchen divided. And she says, oh, this has to be somebody who at least has a relation with like Suriname, because there's this one spice which is only known by people from Suriname. La terza parte del libro è proprio una ricerca realizzata da un esperto nel background etnico. In realtà il motto di questa ultima parte è dimmi che cucina hai e ti dirò chi sei, cioè attraverso l'analisi delle spezie che vengono utilizzate, del tipo di cucina eccetera eccetera, si può individuare la tipologia di persona che abita in quella cucina. Quindi si parlava del Suriname, cioè di una persona che viene identificata come abitante in un paese appunto esotico o di un altro posto attraverso l'analisi degli oggetti e delle spezie che ci sono nella sua cucina. And at first as well the writer as Eric wanted to have this text next to the images or in front of the book.
But I thought it would be really important to have them in the back, because I think it's good if you first, as a viewer, are confronted with these images yourself, and then you really look at things, and otherwise somebody is pointing out, hey, you should look at this, and you should look at this. But I think a viewer should do it, decide this themselves. All'inizio gli artisti volevano che queste spiegazioni venissero inserite a fianco alla foto, davanti o sotto, insomma in prossimità della foto stessa. Io invece ho ritenuto più importante che queste spiegazioni venissero poste alla fine del libro. Perché? Perché è bello che l'osservatore possa scorrere le immagini e guardarle così come vuole guardarle, non che ci sia l'indicazione forzata, stai attento a quello, stai attento a quell'altro. No, è soltanto dopo che deve avere delle indicazioni. This is a book, it's called Omatose, which means grandma toast. It's it's there. This one? Yeah, exactly. Yeah. What is happening with I cannot pause. Questo libro è chiamato Omatose. Yeah. It's a project by Jaap Schreber. È un progetto di Jaap Schreber. And he photographed his grandma. E lui ha fatto le foto della sua nonna. His grandma always was writing these little notes to the family. Alla nonna piaceva scrivere questi biglietti alla famiglia. They are this size actually. Proprio di queste dimensioni. Eh? And it was about the local football team. The results, how they poorly played again, and they're very nicely written notes about everyday life. E in queste note vengono riportati dei messaggi che riguardano la vita quotidiana, ma anche la vita sportiva, proprio della squadra di football locale. And sometimes these notes trigger Jaap to make a photograph. So, for instance. Here she was explaining on a note, she was robbed in the street, and she was explaining how this robber approached her with a screwdriver. Mm. E talvolta questi messaggi avevano suscitato nell'artista il desiderio di fare delle fotografie. Questa per esempio è un'immagine in cui la vuole rappresentare il fatto che era stata derubata per strada e lei sta spiegando che cosa era successo, sta spiegando il fatto. So he made this image. E quindi lui ha fatto questa immagine. Of his grandma dressed up as the della nonna che rappresentava il modo in cui era stata derubata per strada. So when he came to me with the books and the notes, we tried to find a way to combine these things together. E quindi quando lui è venuto da me, sia con le fotografie che con le note scritte dalla nonna, abbiamo cercato una maniera per combinare questi due elementi. And in the end we chose to keep the size of the notes as little extra pages. E quindi abbiamo deciso di lasciare i foglietti nella dimensione originaria come delle pagine extra all'interno del libro. And the book is bound in a way that you have the note which is here continues in the back. E così come il libro è rilegato in una maniera tale che potete avere proprio il messaggio, il foglietto che sta in mezzo tra queste le pagine grandi. So it's a little book in a bit bigger book. Quindi è un libro all'interno di un libro. And then the first idea was to show a note and then the image connected to the note. L'idea originaria era quella di mostrare la nota della nonna in stretto collegamento poi con la fotografia riferita ad essa. But there were more notes which were interesting which didn't have a photograph with it, and there was photographs that didn't have a note with it. E tuttavia il problema era posto dal fatto che alcune note scritte dalla nonna non corrispondevano a delle foto, e ce n'erano molte di più rispetto alle foto, e viceversa c'erano delle foto che invece non erano corrispondenti a delle note, non c'erano note da parte della nonna. So we decided to just see it as two parallel books which sometimes connect, but a lot of times it's just
something different. Quindi different. Abbiamo deciso di realizzare questi due libri su due livelli paralleli, due binari paralleli che talvolta si incontrano e talvolta no. And here, for instance, we also print notes on the page where there should be an image. So it's talvolta abbiamo deciso anche di stampare una nota su una pagina dove avrebbe dovuto esserci una foto. But it's I think it's always good to have a starting point why visually you should design a book, but you always have to be open for the content, to really keep focusing on the content. So also don't be afraid to break your own rules, because otherwise it also you become your own obstacle. E io penso che sia sempre importante mantenere saldo il punto di partenza, però bisogna anche essere in grado di adattarsi all'evoluzione del contenuto stesso del libro. Quindi non bisogna aver paura di rompere le proprie regole, altrimenti noi diventiamo i maggiori ostacoli di noi stessi. And then if you embrace this, then all the solutions will most of the solutions will just pop up. E se si abbraccia questa idea, questo concetto, allora sarà possibile veramente trovare una soluzione a tutto. E molto spesso le soluzioni vengono fuori così, improvvisamente. Because this little series which is here of black and white pictures, it's the sisters, or it's all the sisters from other, sorry, the daughters from Grandma Toes. Ed infatti all'interno ci sono le immagini delle sorelle, no scusate, delle figlie della nonna che sono all'interno. And because we wanted to, first I didn't want to put the images there because they are, all the work of Jaap is a bit, there's some sort of humor in it. And these are really documentary, so I thought if you put all these images there, all four, it becomes too serious, it becomes too heavy if you have them all in color. Io non ho voluto mettere queste immagini nella pagina piena perché ritenevo che tutto il libro fosse percorso da un filo di umorismo, di ironia, mentre invece queste immagini in bianco e nero sono delle immagini che documentano un po' delle situazioni. Ecco perché ho scelto di metterle così. But in this way, if you then first have here an image of the grandma, and then in small, she's on the telephone, and then all the daughters are also on the telephone, small in black and white, it all of a sudden becomes interesting and also funny again, and then it fits in the book. Invece l'effetto che siamo riusciti a raggiungere è completamente diverso, è in linea, proprio in armonia con l'umorismo del testo, perché da una parte abbiamo l'immagine a colori della nonna al telefono e dall'altra parte le piccole immagini in bianco e nero, che dovrebbero essere delle immagini, diciamo, da così documentarie, ma in realtà mettendo quelle immagini in bianco e nero di donne che parlano al telefono, anche qui diventa quasi un po' buffo e quindi rientriamo nel tono umoristico del libro. That's it about this one, and it's simply bound with one cahier stake, it's one rope which is there. And la rilegatura è molto semplice, c'è un cordoncino intorno. So this is like a small, I think, intimate book. È un piccolo libro intimo. Can I ask you something? There is in the book anything that the photographer wrote, or it's just la signora chiede se all'interno del libro c'è qualcosa che l'autore ha scritto o soltanto le cose scritte dalla nonna. Yeah. It's all the grandmothers, on the grandmothers. Sono solo i messaggi della nonna. But she uses a very particular Dutch. It's not really correct, but it's very sympathetic. It's very it's her own. It's Dutch, but it's her own version. Il linguaggio che usa la nonna è molto simpatico. Sì, è vero, è olandese, ma il modo in cui lo usa è molto empatico, direi, molto personalizzato.
In Dutch you call it steenkolen language. It's like brick language. It's very solid and but not really correct. E anche in Olanda lo si può definire come una sorta di linguaggio che non è proprio grammaticalmente corretto, ma è molto deciso, determinato, forte. È un modo di parlare. So it was we also because all the notes were in Dutch and we wanted to have them all in English. Because of this, we want if we would first we gave it to a professional translator and he made it really slick. He made it good. It's impossible. Yeah. So we decided to translate it ourselves and to have this tone of voice. It's also not the translations is here in the back, and it's not. It's probably as how I'm talking now. It's also not exactly English how it should be, but you get the point. And it's also it's about the atmosphere as well. Yeah, infatti abbiamo avuto un problema di traduzione perché queste note sono state consegnate a un traduttore professionista, il quale però ha tradotto correttamente, ma troppo correttamente. Il risultato finale era un po' scialbo, aveva perso lo spirito originario, quindi poi noi abbiamo deciso di tradurre questi pezzi noi stessi in prima persona. E il risultato finale della traduzione, che poi potete trovare all'interno del libro, è proprio di un inglese poco corretto grammaticalmente, un po' come parlo io adesso, e un po' così come parla la nonna. And I think it's from that book. I would like to go to this book. It's called Falling Horizon. E adesso vorrei parlarvi di questo libro che si chiama Falling Horizon. And it's by a photographer Heidi De Gier. Ed è un fotografo che si chiama Heidi De Gier. And she, her family was living on an island in a river in the Netherlands. Oh, they were working there. La sua famiglia viveva nei Paesi Bassi in un'isoletta su un fiume. But there's a governmental rule in the Netherlands that if the government creates a highway somewhere, they have to compensate it with nature, so they have to create nature somewhere else so that the balance is a bit the same. Yeah. Secondo il governo dei Paesi Bassi c'è una norma secondo la quale quando viene costruita un'autostrada, una strada, c'è una sorta di legge di compensazione, cioè il verde che viene tolto da quella zona deve essere poi restituito in un'altra. So this island was claimed by the government to compensate for some highway somewhere else. E questa isola è stata reclamata dal governo per in virtù di questa legge di compensazione. So the family had to leave their work there and the government took the island. E quindi la famiglia è stata costretta ad abbandonare l'isola per cederla al governo. And Heidi she photographed last year of this island and the people her family working there and being there. E quindi Heidi ha voluto fotografare l'isola, la sua famiglia e le persone che ci lavoravano. And she took a lot of images on this island. E quindi ha scattato moltissime foto di questa isola. And it was during all seasons. In tutte le stagioni. But she was also going around the island in anche a boat. Anche circumnavigato l'isola in barca. And for instance, this is one of these images. Per esempio, questa è una di quelle immagini. And this is actually the real image. E questa è l'immagine reale, effettivamente. But when I was making the layout, I was deciding should it go in the left corner or in the right corner, the image. And then so you decided on the left. Well, no, so this was the two options. So it could be here or here. E quando ho elaborato il layout del libro, ero indeciso se mettere tutta l'immagine dal lato sinistro o dal lato destro. And then by accident. E poi, incidentalmente. It was on both corners. E si trovava da entrambe le parti, da entrambi gli angoli. And then I made it, I cropped the images. E quindi ho deciso di staccare le immagini. So the place behind the lines, it's repeating. E quindi vedete che c'è una ripetizione dello stesso posto, eh?
And we both really liked it because it's, she said it's a bit like being in the boat, that you are following this island, you look and then you row and then you look again and it's only slightly changed, not so much. E all'artista è piaciuto molto perché le ha dato l'impressione di essere proprio sulla barca quando si naviga e l'immagine scorre lentamente. So then we decided to have all the images which were shot from the water towards the island to you to treat it like this. Abbiamo deciso poi di riservare lo stesso trattamento a tutte le immagini che erano state scattate dalla barca. Which I think gives a really, it makes the book more slow, so it really slows you down while you're watching. Infatti penso che dia un ritmo più lento al libro. But then I want to go to the last phases of the books and it's because here you are together already making almost making new images by combining it, making a collage on e perché vabbè adesso andremo nell'ultima parte del libro perché anche qui in realtà voi state creando dei collage perché vengono sovrapposte le immagini, le vedete. So we use the book in this way. Because she will never show this on a wall. This only happens in this book. So the book is used to tell the story in the best way possible. And in this case, we had to make, let's say, a new image. So that's here. Queste immagini vengono utilizzate solamente nel libro, non sono destinate ad un museo o a una galleria. E il modo in cui abbiamo deciso di utilizzarle nel libro, cioè di dare questo ritmo. And, e di raccontare tutta la storia in questo modo. And with this project from Vito Worms, it's Vito Worms. Mm-hmm. Questo è invece un altro libro di Vito Worms, questo progetto. I take it even one step further. Sono andato anche un passo avanti. This is his work. It's oh, okay. it's it's this. It's this coal. Eccola. It's mountains. Sono delle from montagne. Coal mines. Sono le montagne dove ci sono delle miniere di carbone. He photographed them. The first one. He photographed them with a large format glass negative camera. L'ha fotografate con un formato molto ampio, quindi una camera, cioè una macchina fotografica che riusciva a fare dei formati molto grandi, con un negativo molto grande. And he photographs it in black and white. È in bianco e nero, questo è il libro. And but always if he photographs a mountain. Can I pass? Yeah, you can. Yeah. If he photographs a mountain, then he took coals from home from that mountain, and he created he made a carbon print, a photographic carbon print with the coals from the mountain. So every mountain is printed with his own coal. La cosa molto originale è che poiché queste montagne sono in realtà contengono delle miniere di carbone, lui una volta che fotografava, cioè l'artista una volta che fotografava la montagna, poi prendeva dei pezzettini di carbone con cui effettuare la stampa della foto. Quindi ogni montagna è stampata con lo stesso carbone di cui è fatta. So every image is a bit this sepia-like, a bit brownish. It's not black and white, but it's a bit brownish. Other one is a bit more yellow brownish, a bit. So it all has this warm brown tones, but all different, all unique colors. Ecco perché i colori sono davvero unici. Non è un bianco e nero netto, ma è una sfumatura di marrone, di giallo, e ogni foto ha le sue sfumature, giallognole, marroncine, marrone scuro. And he cannot make, he explained me this technique and I don't really get it, but what I understood is that he can never make two exact same prints. Allora, lui ha provato a spiegarmi, cioè il fotografo ha provato a spiegare lui la tecnica di stampa, cioè io non è che l'ho ben capita, una cosa sola ho capito, e cioè che nessuna foto può essere uguale all'altra.
So we talked about how he was constantly talking about how he made these images and the result. It was sort of that's what it is. He cannot influence it. That's what it is. So, but he was more talking about how he made it and being in a dark room, making chemicals, making paper. No, lui non voleva tanto parlare dell'immagine, l'immagine è quella che è quella che vedete, ma l'interesse maggiore per l'artista era focalizzato proprio nel momento in cui lui stava nella camera oscura, cioè l'uso dei prodotti chimici, l'uso della stampa, cioè la maniera in cui ha realizzato queste foto. So I thought, what if we don't have a dark room to print, but now we have offset press to print, can we think of invent a way of printing that also has a result that you cannot influence but will just happen, so to say? E allora io ho pensato, e perché invece non sostituire alla camera oscura una stampa in offset, un qualcosa che sia così com'è, che non possa essere influenzato? And because he starts with taking this black coals he starts with black substance, so I thought, what if we also start with black substance? So not use white paper, but why don't we start with using black paper? E quindi, poiché il fotografo aveva iniziato utilizzando questi carboncini neri, io ho pensato, perché allora, invece di utilizzare la carta bianca, non cominciamo anche noi con la carta nera? So we did, and we came up with a system of printing, which is, oh wait, wrong one. Which I will, e quindi l'abbiamo yeah. fatto e abbiamo utilizzato poi un sistema di stampa. This is one of the tests we made with Questo the printer. Questo è uno dei test che abbiamo utilizzato, che abbiamo fatto. Oh, thanks. It's two. Like this is printed in black and white, only the other way around. So white on black. So quindi anche questo è bianco e nero, però al contrario, cioè il bianco sul nero. So basically, what happens if you you invert the thing which you normally print in black, and if you print inverted in black and white, then you have the same result. E questo quello che accade se si inverte il metodo, cioè anziché stampare il nero sul bianco, abbiamo provato a invertire. Quindi questo è il risultato del bianco stampato sul nero. So in theory you can also make a color reproduction, because then if you would normally you print full color in cyan, magenta, yellow, black. And if you then print black in white with inverted thing, but then print cyan, magenta, yellow over it, you have to, in theory have the same results. In teoria dovreste avere gli stessi risultati con i quattro colori, ciano, magenta, giallo e nero. Però in questo caso anziché il nero usiamo il bianco, quindi in teoria si dovrebbe avere lo stesso tipo di stampa. Only in practice, it turned out a bit different because the ink which is used is transparent. In teoria si dovrebbe avere lo stesso principio, in pratica no, perché l'inchiostro usato diventa quasi trasparente. But the result didn't really look like the original image. But it created a new image which the photographer really liked. So in a way, when I was seeing this test prints, I started to doubt, is this maybe, because it's really something completely different. But he convinced me that we should do it because he liked it, that it's become something new, a new autonomy. Il prodotto finale era ben diverso dall'immagine originaria del fotografo, anzi io avevo personalmente dei dubbi sul fatto che potesse andare bene oppure no. Invece il fotografo lo ha apprezzato molto ed è stato lui a convincermi che andava bene, che era un'immagine completamente diversa ma che gli piaceva. So in the end we printed the whole book with two times white,
And then cyan, magenta, yellow, so in five colors in total. Quindi abbiamo avuto cinque colori in totale e l'abbiamo completamente stampato con i tre colori più il bianco. And the book, can I maybe have the... Posso avere il libro, per favore? And also here the book is bound again in this Japanese way. Anche qui c'è la rilegatura giapponese. Simply because I use a lot of white. This is white, but because the ink is transparent, it looks a bit silver blue. Ancora una volta, questo è l'effetto dato dal bianco, ma poiché il bianco diventa trasparente, il risultato finale è una sorta di blu argentino. Argentina o non dell'Argentina, che dà sull'argento. So I thought if we use Japanese binding, you always... I was afraid that we would hide all the black of the paper, so... If you use Japanese binding, you always have the side which is black. So I use it for that. Io temevo un po' perché nella rilegatura giapponese molto spesso si hanno queste parti. And I also used it because the images are very extreme landscape images. So in size wise. Poi mi è molto piaciuto proprio perché le immagini sono allungate su tutta la pagina e so quindi danno l'idea del paesaggio. And in this way you just could continue over the edge. E quindi si può continuare oltre il margine della pagina, cioè un'idea di continuità. And this is the how it's edited the images. This is really a rational way. Questo è stato il principio, la ratio che abbiamo seguito per la pubblicazione del libro, per l'editing. Because he photographed in five countries. Quindi lui ha fatto, ci sono delle fotografie in cinque paesi. So Belgium, Germany, France, Poland and Wales, England. Okay, in Belgio, in Germania, in Francia, in Polonia e in Galles. And I thought just use the alphabet, so you have Belgium first and Germany in... And then the images are always named after the place where you photographed the mountains. Le immagini sono titolate secondo il luogo d'origine. So if it starts with Belgium, and then it starts also with the place this also in alphabetical order. Sempre in ordine alfabetico. So it starts with Beringen. Beringen. And then Blengi. Blengi e così via. So it continues. So and then. And then it ends here, and then Deutschland starts. E poi, insomma, I paesi. So this is this is how it's like a long new. And this is what I liked with the images just follow each other, and then sometimes it creates almost like a new landscape. So you can see here that this mountain ends and continues here. E la cosa bella di questa continuità delle immagini è che spesso si formano dei nuovi paesaggi, perché questa è la continuazione dell'immagine precedente, ma riagganciandosi all'immagine successiva sembra formare un paesaggio nuovo. And in the end, there's all the texts are in the five languages of the original country, so everything is in Dutch, French, English, Polish and German. E I testi sono tutti tradotti nelle cinque lingue originarie dei rispettivi paesi in cui sono state fatte le fotografie. Qual è la scelta del formato? Why did you choose this format? It's it had to do also with the paper, because it's there's not so much choice in black paper, and this is actually paper from Italy, and it had a certain size that that this was very economical way of you could have a lot of pages on the sheet, and somehow I liked it that it's a bit square, so it somehow fitted I think as well. So, but it's based on the original size of the paper.
è basato fondamentalmente sul formato originario della carta, perché sulla carta nera non c'è molta scelta. Poi anche per una questione appunto di dimensione, perché ci offriva anche una certa, un certo criterio economico che dovevamo seguire, e mi piaceva anche la quadratura del foglio che mi consentiva di realizzare il progetto come volevo. E questa carta, tra l'altro, viene dall'Italia, eh?